abbasso un po' di più i toni, perché probabilmente questo non deve arrivare troppo lontano, perché è una supposta. E quindi, supposizione, mi raccomando, non vorrei che venisse frainteso il messaggio. E, diciamo che sono è una lingua, no? È la mia lingua. È un reato? No, era solo per sapere se magari è un reato anche utilizzare una propria lingua. Una propria lingua che però prende comunque spunto dall'italiano e dalla fantastica grammatica italiana. Vabbè, ci stiamo dilungando. Volevo specificare un concetto, perché io so già che dietro l'angolo c'è il furbo del paese, quello che dice: non sai nemmeno ciò che dici, perché il numero di emergenza serve, perché se no le persone non si possono sapere, perché non può parlare, non sa sapere. La prassi vuole che in realtà il numero di emergenza nasca in virtù del principio che la persona in pericolo possa inviare la telefonata e nel momento in cui è un'emergenza effettiva non può nemmeno chiedere aiuto, venga geolocalizzato il telefonino, il luogo, perché non è solo il telefonino, è anche il telefono di casa, o se magari stava chiamando col 112 da un'attività commerciale, chiaro? Non è solo il telefonino, ok? No, giusto per... Mentre invece, che cosa deve succedere? Che nel momento in cui la persona chiama, deve dare il consenso ad essere lui comunicatore del luogo. B, perché in questo modo sta confermando di essere in grado di intendere e di volere. C, perché nessuno può identificarlo se non se stesso. Mentre invece, se il numero di emergenza tramite il cognome e il nome ti identifica, secondo il registro che ha all'interno del suo software dei residenti cittadini sul suolo, non sei tu che stai dicendo chi sei, ma è qualcun altro per te. In merito a questo volevo dare una piccola pillola. Ho scaricato il decreto anti-Gandhi, che già soltanto il nome mi fa venire brividi. E mi ricordo che avevo già detto della nuova riforma della giustizia formulata nel 2019. Ve lo ricordate? Un plico alto così avevo detto. Ve lo ricordate? Dissi, anche la libertà di espressione non sarà più la stessa. E c'è chi sta dicendo che non è stata approvata, no, ma stanno facendo il test. No, perché la Camera ha approvato, deve passare al Senato. Di quale Senato? Di quale Camera? Ah, del governo non costituzionale. Sì. E infatti hanno già messo in atto tutto. Perché? Perché lo hanno approvato alla Camera in virtù dell'applicazione dal 2019 della nuova riforma della giustizia col consenso del cittadino, quindi a quella proposta giuridica, legislativa, hanno acquisito abbastanza consensi per confermare il decreto anti-Gandhi, che vi consiglio di leggere. Io ho dato una sbirciatina perché lo voglio studiare con tutta me stessa, come ogni atto e documento che ho letto e studiato dal 2017. E quella sbirciatina purtroppo mi ha soltanto confermato tutto quello che avevo già dichiarato dal 2017, ma non è questo che volevo dire. Non ho voglia, come sempre, di dire l'avevo già detto. In realtà volevo soltanto confermare che il termine di sicurezza
ha cambiato, sta cambiando e cambierà molti parametri. Uno fra i tanti? Io credo, non me ne intendo, perdonatemi perché non me ne intendo, però io credo che l'estintore non deve essere lasciato al sole. Cioè, se dalle 8 è sotto al sole battente, anche se siamo al 21 di settembre, perché fa caldo, siamo a maniche corte, e io credo che non, cioè non sia, forse a norma sì, è in legge che non è, però poi la sicurezza mi viene lesa. Era soltanto un consiglio, non ho preso il megafono apposta e non farò nemmeno menzione di questa situazione e condizione, perché è più importante che il palco sia in pompa magna. Il palco è bellissimo, è un palco fantastico. Buona festa a tutti.